Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Alex, Delia, Soleil, un triangolo difficile da dimenticare. Ammesso che si possa chiamare davvero così. In ogni caso, l'intrigante vicenda ha tenuto banco all'ultimo GF VIP. E ora una vippona torna a parlarne e a fare rivelazioni, ognuno, a suo dire, avrebbe giocato. Sì, ma in quale ruolo? Ecco le sue parole. La verità su Alex e Delia. Eppure su Soleil, magari. A svelarla, o quantomeno a fornirne una versione, una ex vippona quando ormai il GF VIP è terminato da un mese circa ma non cessa di fare notizia, visto che i suoi protagonisti continuano a parlarne. Alex e Delia. Un po' tutti sono di sicuro tornati alla loro vita quotidiana. Qualcuno è impegnato con dei progetti nuovi sempre nel mondo dello spettacolo, le luci nella casa di Cinecittà si sono spente da un pezzo, anzi si parla già dei nuovi protagonisti. Eppure l'edizione appena conclusa è stata così intensa e lunga che, in un certo senso, i suoi effetti perdurano ancora. Ma, soprattutto, ha fatto troppo scalpore il triangolo, o presunto tale, tra Alex, Delia, Soleil. E ora una ex vippona allunga al cronista la sua verità e dice che ognuno di loro ha giocato. Ecco di chi si tratta. Da ex vippona la verità su Alex e Delia, finalmente. L'ultima edizione del GF VIP è stata lunga al punto da sembrare a tratti interminabile, oltre sei mesi di vicende ricche di intrecci e colpi di scena, ma anche polemiche, liti, incomprensioni, momenti di umana fragilità. E, forse, tradimenti. Sì, forse. Perché non è ben chiaro cosa sia accaduto in determinati momenti. Né, soprattutto, sono ben chiari i sentimenti dei protagonisti. Alex e Soleil, Alex e Delia, l'ex attore di 100 vetrine si è innamorato dell'influencer italo-americana? O si è trattato solo di una sbandata? Oppure, ancora, si è trattato di un momento di teatro, di spettacolo? E lei, l'influencer, cosa ha provato? E Delia, invece? A fornire una sua verità, un suo punto di vista sulla vicenda è una ex vippona, molto amata per la sua dolcezza, oltre che per il suo grande fascino. Ecco di chi parliamo. Ognuno di loro ha giocato. Ognuno di loro, dunque, avrebbe giocato. A dirlo l'ex vippona Miriana Trevisan in una intervista al settimanale Chi. Secondo le sue parole, così come riportate da Isaikia.it, a proposito di Alex, ha detto che la sbandata per Soleil l'ha presa e lo stesso è successo a lei con lui. Nella vicenda del triangolo, ha aggiunto, ognuno ha giocato. Quindi ha specificato che, però, l'unica vittima è stata Delia Duran, anche se solo per il periodo iniziale. Poi anche lei ha giocato. Parole che trasferiscono l'idea di quanto sia stata complessa, nella casa più spiata d'Italia, la vicenda di Alex, Delia e Soleil. Vicenda che ha tenuto inchiodati i telespettatori, ansiosi di sapere come sarebbe andata a finire. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.